Mirella. Vieni. Vieni, vieni tu. Vieni a raccontare qualcosa dei documenti. Vieni Mirella. No, no, quando sei qua lo sai, la nostra Mirella. Vieni. Come faccio a improvvisare? Tu non improvvisi mai, perché tu sei... Questa è il nostro caro direttore, ci manca tanto, eh? È l'amica di tutti quanti. Grazie, io vi ringrazio tantissimo. Mi scuso per il ritardo, però ho dovuto accompagnare mia figlia, ogni venerdì è la solita storia ed eccomi qua. Avrei voluto ascoltare e vedere quello che Paola ha preparato per noi. Ho sentito Maria Fortunata che parlava comunque dei nostri documenti e il tema è la disabilità. Diciamo che uno dei primi documenti che conserviamo in archivio è appunto questo che ha presentato la direttrice dell'archivio. Ce ne sono anche altri che testimoniano la devozione del popolo nei confronti della Madonna, soprattutto la consolazione e quindi la devozione nei confronti della Madonna per i miracoli fatti nei confronti dell'intera cittadinanza, quindi non solo di un singolo, questo è un atto relativo a una persona. Per quel che riguarda invece poi, ecco, mi stava venendo in mente la storia della disabilità nei nostri atti, abbiamo un po' quelli che sono i primordi dell'attenzione da parte del pubblico nei confronti dei disabili. Ad esempio dal 1860 conserviamo nella serie di prefettura, degli atti di prefettura, diciamo tutto quello che veniva fatto affinché i sordomuti potessero accedere alle cariche pubbliche o potessero accedere alla scuola o avessero un attimo di attenzione per quel che riguarda la loro disabilità nel mondo pubblico. Io ritengo che questi sono dei segnali di cultura straordinariamente importanti e sono, diciamo, dello Stato italiano, dell'Italia Unita, però già i Borboni avevano avuto dell'attenzione nei confronti dei disabili. Ad esempio nelle scuole, quando c'erano dei bambini disabili, avevano una cura particolare che poteva essere considerato un segno di esclusione. Qui ecco, la professoressa Jacopino mi può aiutare, può essere considerato un segno di esclusione perché non sempre l'attenzione è vista come attenzione positiva, come comportamento di reazione nei confronti positiva, reazione positiva nei confronti di una disabilità. Però diciamo che comunque il fatto stesso di aver attenzionate determinate categorie, determinate situazioni o contesti puramente umani, fisici, eccetera, è già un segno di grandissima cultura e di grande importanza. Per quel che riguarda poi, diciamo, gli anni a venire, anche le leggi stesse che noi conserviamo ci danno il susseguirsi della crescita di attenzione nei confronti della disabilità. Direi che si percepisce come non si sente l'altro diverso, il disabile diverso, ma si sente il disabile compagno, e questo si percepisce nelle leggi, credetemi, il disabile compagno di un'avventura della vita. Ad esempio nel fare un concorso nei confronti della disabilità, e siamo già all'inizio del Novecento, perché poi con Giolitti ci fu tutta un'evoluzione sotto il profilo culturale, intellettuale, anche nei confronti di queste situazioni. Se non erro, non vorrei sbagliarmi, però se non erro, nel 1909 ci fu una legge proprio che disciplinava tra le motivazioni di accesso ai concorsi una sorta di tutela, concorsi pubblici, una sorta di tutela nei confronti dei disabili o dei diversamente abili. Ecco, io ritengo che questi sono dei segni della storia che devono essere assolutamente conservati e tutelati, anche perché oggi non siamo disfattisti, però
guardando un attimo la realtà e leggendo quello che può succedere sulla considerazione, ecco, talvolta solo spontanea, perché sotto il profilo formale siamo assolutamente avanti, però sulla considerazione spontanea nei confronti di certe situazioni, insomma, noi dobbiamo essere attenti e rispettosi nei confronti di quella stata l'evoluzione storica della nostra Italia. Ecco. Grazie. Spero che abbiate risolto. Spero che abbiate risolto. Piccolo problema che c'era, avete visto? Anche l'altra volta abbiamo avuto. C'è un problema che questo computer, diciamo, che un poco si non fa leggere. Ma noi siamo obsoleti, Peppe. Diciamocelo pure. Siamo obsoleti. E quest'atto che vi ha fatto vedere Maria Fortunata e la direttrice è un atto notarile che, come voi, abbiamo fatto una carrellata, io intrattengo mentre voi casomai risolvete. Chi è venuto ai tempi a visitare l'archivio, abbiamo visto gli atti notarili. I notai praticamente erano delle istituzioni nella nostra società, perché attraverso di loro passava tutto quello che faceva il cittadino. Diciamo che il notariato nel meridione ha avuto una propria costituzione intorno alla prima metà del Cinquecento e che comunque questa forma di relazione pubblica, di un pubblico ufficiale con la gente che si recava da lui, ha avuto una sufficienza di azione, un'autonomia di azione fino ai primi dell'Ottocento, cioè fino a quando si è costituito il Consiglio Notarile e le cose sono un po' cambiate. La direttrice vi ha letto quest'atto, voi avete pensato che si tratta di una persona che spontaneamente è andata da lui per dire: tieni, me passa alla storia quello che mi è capitato, cioè mia figlia è stata liberata dalla sua disabilità attraverso un miracolo e io voglio che la storia lo conosca. Ecco che cosa erano i notai. Dai notai passava la vendita di qualunque cosa, il matrimonio, e passavano anche queste cose. È inutile che sto a raccontarvi che cosa si può trovare, perché anche sotto il profilo della storia delle donne possiamo trovare qualunque atto, dalla costituzione giuridica della donna in un atto notarile, che non era una cosa normale per i tempi, perché noi donne, qua siamo la maggior parte donne, noi donne abbiamo avuto sempre un ruolo un po' dipendente da quello che era la figura dell'uomo che ci stava accanto. Però abbiamo degli atti anche che, ad esempio, di Vittoria Colonna. Vittoria Colonna è stata una grandissima donna, perché ha preso il posto del marito nel suo feudo. Il marito era morto a seguito della battaglia di Lepanto. Siamo nella metà del Cinquecento, nella seconda metà del Cinquecento, ed è riuscita a reggere un feudo nel Cinquecento. Il Cinquecento era un secolo assolutamente oscuro e buio, ma soprattutto anche per noi donne molto più triste di quello che furono i secoli successivi. Eppure gli atti notarili, le pergamene in questo caso, ci testimoniano come una donna è riuscita a governare, perché governare un territorio per i tempi, che aveva un esercito, che aveva casomai delle banche che erano private, non parliamo di banche ma parliamo di fondi, di fondaci eccetera, era una cosa straordinariamente importante. Ecco, questi atti notarili comunque testimoniano quella che è l'importanza del ruolo di ciascuno di noi. Il protocollo, come vedete, Peppe, avvisami quando hai finito così non continuo a dire cose. Ecco, il protocollo, come vedete, è legato da lacci di cuoio e tutto cucito a mano, in genere si trattava di quinterni. Qua manca la coperta. In genere la copertina la faceva comunque il notaio con gli stracci rammollati, e stendevano questi teli
perché poi diventava un tessuto, carta tessuto, perché erano gli stracci rammollati, e facevano queste coperte grigie di tessuto. Infatti alcune volte si vedono tra la, come se ci fosse una trama e un ordito di colore diverso. I fogli sono anche fatti a mano, molto spesso la carta, intendo dire, molto spesso nel mezzo del foglio c'è lo stemma della stamperia. Io non sono fortunata stasera perché non trovo lo stemma della stamperia, però in genere qui c'è lo stemma. Ogni obbligo era intitolato, aveva un'intitolazione simbolica. E il, diciamo che le pagine che voi vedete, le vedete, sono tagliate, sono chiuse, perché nessuno potesse aggiungerci niente, proprio per quella funzione giuridica di cui vi parlavo, del notaio all'interno della nostra società. Quindi erano degli atti che erano perfettamente validi sotto il profilo giuridico per qualunque azione si dovesse fare. Non è il riferimento alla legislazione, siamo ancora prima del codice napoleonico, nel senso che il primo vero codice, le prime vere norme da noi furono statuite dal napoleonico in avanti, quindi siamo ai primi dell'Ottocento quando venne applicato nel regno meridionale il codice napoleonico. Quindi le leggi a cui facciamo riferimento è sempre il diritto romano, ovviamente un diritto romano che ha delle slabrature, che ha avuto delle sue interpretazioni, soprattutto sotto il profilo territoriale, per quel che riguarda le situazioni soprattutto di diritto privato. Quindi il diritto civile attraverso questi atti può essere studiato nella sua evoluzione dal diritto romano fino al codice napoleonico. Se considerate che copriamo un arco di tempo che è più di un millennio, pensate l'importanza che possono avere degli atti studiati sotto il profilo giuridico. Infatti la particolarità della nostra documentazione è proprio questa, che uno ci legge quello che vuole leggere. Io vi ho parlato di storia di donne, io vi ho parlato di diritto, io vi ho parlato di tante cose. Ecco, l'archivio è proprio questo, è la storia del vissuto, e il vissuto è tutto quanto di noi, è il profilo umano, il profilo, come devo dire, della nostra azione nella società, e il profilo giuridico dei problemi che possiamo avere sotto il profilo giuridico. Ecco, l'archivio è proprio questo, e nella fattispecie gli atti notarili testimoniano la nostra storia dal 1500 al 1700 in modo quasi esclusivo, perché non abbiamo altre fonti. Ecco, quindi l'esclusività di questa documentazione, l'importanza di questa documentazione è assoluta, e ci leggiamo, come dicevo, quello che vogliamo. Io sto andando a ruota libera, voi mi scusate, io non so che fare. Grazie. Non so che fare. Grazie. Ecco. Il nostro direttore, grazie Mirella. Stiamo per risolvere, sembra, è la seconda volta che capita, vi chiediamo scusa. Allora, ci siamo resi conto che quando... Ci siamo resi conto che quando si surriscalda questo computer si disintegra, ecco, se non lo sperimentavamo, noi per l'altra volta pensavamo fosse un difetto di pennetta, invece abbiamo capito stasera che il sistema di questo computer che dopo un poco disinnesca. Però stavamo constatando che è arrivato al punto giusto, perché quando c'è Anna dei Miracoli in effetti non c'è parlato, no? E quindi ci viene da ridere, perché il problema è così. Ora Paola, io faccio partire Anna dei Miracoli, ci dirà innanzitutto, guardate le scene di Anna dei Miracoli. Allora, questa è una delle scene più importanti, sono appunto una decina di minuti in cui non si parla, si sente questa ragazzina che urla, che tenta di scappare. Allora, come vi dicevo, questa bambina piccolissima, i genitori scoprono si accorgono che è diventata sordo cieca, quindi non vede, non sente e non parla, e appunto loro la trattavano, ce le facevano fare
tutto quello che voleva, non riuscivano a darle un'educazione. Per farla stare buona, la mamma, quando faceva una cosa buona, le dava una caramellina, cioè proprio come un animale. Poi quando loro mangiavano, e da qui nasce poi tutta questa scena, quando loro mangiavano, loro mangiavano seduti a tavola normalmente, la bambina invece passeggiava, diciamo, passava da una sedia all'altra chiedendo il mangiare che le veniva dato quasi a terra, insomma come se fosse un cane, perché lei oppure prendeva direttamente dai piatti senza posate, eccetera. A un certo punto il padre e il fratello della ragazzina non ce la fanno più, pensano di chiuderla in un istituto per malattie mentali, perché allora all'epoca non si faceva, cioè non si capiva la malattia, e quindi l'avrebbero rinchiusa in un centro di questo tipo. La mamma invece decide di tentare l'ultima carta, che è quella di chiamare questa istitutrice, un'istitutrice che a sua volta aveva avuto dei problemi, era ipovedente e quindi sapeva benissimo quello che provava questa bambina, e decide di mettere in atto questo sistema nuovo, anche un po', diciamo, come potete vedere, un po' drastico, ma l'unica maniera, perché praticamente questa bambina doveva cercare di doveva cercare di mettere in connessione le parole, il significato delle parole con quello che lei poteva semplicemente toccare. Quindi lei comincia a insegnargli questo linguaggio attraverso dei segni, dei simboli che lei fa sentire attraverso la mano. Però come cercare di fare capire alla bambina che questa cosa corrisponde a un determinato oggetto, e soprattutto che lei può emettere un suono che corrisponde a questi segni e quindi può parlare. È una cosa abbastanza difficile. Qui però lei si intestardisce e vuole insegnarle a stare a tavola, a usare le posate, cosa che lei non faceva. Insomma, una lotta incredibile. Alla fine di tutta questa scena lei uscirà fuori, dove c'è la mamma che aspetta, e dice: la stanza è un disastro, ma la bambina ha piegato il tovagliolo. Che è una conquista incredibile per come la bambina. E allora la cameriera gli fa: signorina, però vada, perché comunque adesso stiamo per andare a cena. Cioè erano passate circa 5-6 ore da quando lei all'ora di pranzo aveva cercato di fare tutto questo. Poi vedremo l'altra scena, diciamo, è quella finale, in cui finalmente questa donna riesce a far fare a questa bambina questo famoso collegamento tra i segni, l'emissione di un suono e quello che sente. Adesso lei cerca di fargli dire acqua, cerca di comprendere che il segno che io ti ho fatto è il segno dell'acqua. E finalmente la bambina lo capisce. Come vedete, questa bambina era bravissima. Questa bambina aveva 15 anni, una ragazzina. Vinse l'Oscar per questo... anche lei, sì. Grandissima, vinse l'Oscar. Poi purtroppo questa ragazza ha avuto una vita personale abbastanza travagliata, depressioni, eccetera eccetera, forse perché vincere l'Oscar a 15 anni magari è qualcosa che destabilizza sicuramente, però un interprete eccezionale, ed è stata la prima ragazza, la prima minorenne, attrice minorenne a vincere l'Oscar come migliore attrice non protagonista. Ma in realtà il film è lei, poi alla fine, che lei è bravissima, però ecco, in questo momento lei ha capito che quel segno era acqua, voleva dire acqua. Tra
tra l'altro è un film più di gesti che di, diciamo, di battuta, no? Sì, perché poi è solo il suono. È solo lei a parlare, diciamo, ripetendo quello che vuole, che vorrebbe che la bambina capisse, esprimesse. Poi gli unici dialoghi sono con i genitori, perché poi il suo metodo dal padre e dal fratello non è ben visto, viene visto come una cosa troppo dura, troppo violenta, però lei poi alla fine chiede di provare, di farla provare, e loro glielo lasciano fare. Ecco, adesso la bambina tocca tutte cose, ha capito la corrispondenza e quindi tocca tutte cose. E finalmente adesso lei chiama i genitori e finalmente adesso i genitori capiscono che la bambina potrà avere una vita sua, perché finalmente ha compreso questo linguaggio e potrà mettersi in relazione con il mondo. E soprattutto, mentre prima c'era questo rapporto di amore e odio, diciamo, nei confronti di questa istitutrice, adesso poi alla fine la ringrazierà per quello che è riuscita a fare. Anche questa scena, no? Come? Anche dico, questa scena è importante perché, insomma, si vede, no? Sì, è, insomma, è un grande film. Anche questa chiave. Praticamente poi negli anni questa a teatro è diventata come la grande prova d'attrice, sia per la parte dell'istitutrice, sia la parte soprattutto della ragazza, della bambina. Beh, in Italia l'ha fatta Anna Proclemer, appunto Mariangela Melato, Mariangela D'Abraccio, cioè le più grandi attrici si sono alla fine confrontate con questo ruolo, che è importantissimo e difficilissimo. Ecco, appunto, questa è la scena finale in cui la bambina finalmente, con questo linguaggio dei segni, può ringraziare la sua istitutrice per quello che ha fatto, dopo averla prima presa a schiaffi, direi, di capelli, ha fatto di tutto. Così, giusto anche per rifarci al discorso di prima, com'è cambiato anche il modo di rapportarci alla disabilità, insomma, perché questa bambina aveva un destino segnato all'epoca e ci sono voluti anni per comprendere che invece queste persone, se adeguatamente aiutate, formate, potevano avere appunto una loro vita dignitosa. E realizzarsi anche, perché quello che ha fatto lei per i diritti dei disabili e per i diritti delle donne è stato importantissimo. Altro inserto che tu avevi portato? Allora, io ho portato qualcosa su Rayman, che comunque, voglio dire, credo che più o meno tutti abbiate visto, che per la prima volta portava all'attenzione mondiale una sindrome, appunto quella autistica, che era in realtà poco conosciuta dai più. Anche qui una grandissima prova di attore da parte di Dustin Hoffman, che proprio si è calato nella parte in una maniera incredibile, tanto che quando andò a ritirare l'Oscar come miglior attore, ancora lui sembrava parlare in questo modo, cioè si era talmente calato con il metodo nella parte che
era la storia appunto di due fratelli. Tom Cruise, alla morte del padre, viene chiamato da un avvocato e gli dice che lui non potrà avere l'eredità del padre, perché l'eredità va tutta a questo fratello di cui lui disconosceva proprio l'esistenza. E allora lo rapisce, lo porta via dalla clinica dove il fratello stava per fare una sorta di ricatto, cioè lui vuole metà dell'eredità, ma in realtà il medico che lo ha in cura dice assolutamente no, intentano una causa, eccetera eccetera. E durante questo viaggio, perché loro devono tornare a Los Angeles, ma qual è il problema? Lui non vuole assolutamente salire sull'aereo, ha una reazione incredibile, non vuole prendere l'aereo, non solo, vuole andare in macchina ma non vuole andare in autostrada, perché come spesso succede, lui ha delle altre abilità, ha delle abilità diverse, cioè ha una grande mente, ha una grande capacità di memoria, legge tantissime cose, e ha letto una statistica in cui la maggior parte delle morti, gli incidenti avvengono in autostrada, e quindi devono fare la statale, e quindi questo viaggio dura tantissimo. Durante questo viaggio avranno modo di conoscersi, e questo ragazzo scoprirà che in realtà lui nei suoi sogni ricordava un uomo della pioggia, Rayman. In realtà storpiava il nome, perché lui si chiama Raymond, e ricordava una persona che lo accudiva, che gli cantava una canzoncina, ma che poi una sera aveva aperto l'acqua calda del bagno, l'acqua era troppo calda, il bambino aveva rischiato di bruciarsi, di scottarsi, e allora a quel punto i genitori avevano rinchiuso questo ragazzo in questa clinica, e quindi lui non ricordava di avere un fratello più grande. Lo scopre proprio durante questo viaggio, e alla fine rinuncerà a tutto, rinuncerà all'eredità, rinuncerà anche ai soldi che il padre aveva destinato a lui qualora avesse deciso di prendersi cura del fratello, perché ha scoperto appunto la bellezza di questa persona, le sue diverse abilità, la sua sensibilità, la sua particolarità, ma anche la sua bellezza in tutto questo. E alla fine poi è appunto la persona che apparentemente dovrebbe aver meno, cioè la persona disabile che invece cambia l'altra persona. Anche in questo film succede così, e anche questo è una grandissima, come diciamo prima, prova d'attore, anzi di attori, perché tutte e due veramente riescono a fare qualcosa di straordinario. Questa è una scena che ci dà la misura della diversa abilità che alcune persone con alcune sindrome autistiche hanno, cioè lui aveva la capacità per esempio di memorizzare tutti i numeri di telefono, o come in questo caso di contare velocemente le cose. Cadono questi stuzzicadenti e lui dice 246, gli fa, ma che 246? Ma gli fa alla cameriera, no vabbè, stai dicendo numeri a caso, no. Gli fa, ma scusi, quanti sono là dentro? No, sono 250. Allora vedi, ha detto due numeri a caso. La cameriera guarda lo scatolo e dice, sì, ma qua dentro ce ne sono quattro, e quindi erano 250. E quindi lui si accorge di tutto questo, un po' all'inizio lo sfrutta, perché poi lo porterà a Las Vegas, perché per vincere al casino. Io ti volevo chiedere quanto c'è di speculazione praticamente quando si parla di determinate patologie. Qual è l'elemento speculativo praticamente? Tu dici al cinema? Al cinema. Sì, cioè, certo. Certo. Infatti qui praticamente si ferma in mezzo all'autostrada e dice io non vado avanti, assolutamente, perché in autostrada ci sono tutti gli incidenti, eccetera. Allora, effettivamente è vero, perché il cinema molte volte ha, fra virgolette, sfruttato questo argomento, perché comunque sono argomenti che tra virgolette attirano, e quindi o per esempio si dice sempre che chi interpreta determinati ruoli poi vince l'Oscar, vince tutti i premi, perché
calarsi in determinati personaggi sicuramente più complesso e sicuramente magari commuove, eccetera. Quindi certo, soprattutto il cinema americano su questo molte volte ha, possiamo dire, anche speculato in alcuni casi, in altri, come può essere anche questo caso, ha avuto invece un merito, appunto in questo caso ha fatto conoscere più questa cosa. Pensiamo a Filadelfia, ecco, no, non parliamo di disabilità, ma parliamo di malattia. Filadelfia è stato un film che è stato fondamentale per fare conoscere l'AIDS, fino a quel momento non se ne parlava. Certo, poi è chiaro, è stato un film molto commovente ed è chiaro che ha portato Oscar, ha portato premi, ha fatto conoscere attori, eccetera, eccetera. Quindi da una parte ci può essere questo, dall'altra ci può essere anche un'opera meritoria, se vogliamo, cioè quella di far conoscere al grande pubblico determinati temi. In questo credo che forse il cinema europeo, come il film che abbiamo fatto vedere prima, può invece svolgere un'altra azione, cioè quella di trattare questo tema in maniera diversa, senza pietismi, senza giocarci sopra, ma appunto con l'ironia far vedere che ci può essere anche un altro modo di raccontare questi temi senza speculare alla fine. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, volevo mettere in evidenza, che praticamente questi attori, quando poi ce lo può dire molto meglio Paola, devono personificare determinate malattie come l'autismo, per esempio, in questo caso, devono anche mettere in evidenza quello che faceva, veniva chiamato il metodo Stanislavski. Cioè, sapete bene, Stanislavski è stato un bravissimo regista e anche un innovatore, no, della storia del teatro. Ai suoi attori, no, una volta che si trovavano sul palcoscenico, se dovevano mimare, se una donna doveva mimare, ecco, doveva trovare un qualcosa, no, tra le pieghe di una gonna, per esempio, lui gettava degli spilli, degli aghi su questa gonna affinché, ecco, l'attrice, l'attore effettivamente andassero alla ricerca e creassero la verosimiglianza con quella che è la scena. Quindi quanto influisce questo sistema? Perché voglio dire, insomma, cioè non è da tutti rimanere... Lui è l'esempio comunque, ecco, del metodo Stanislavski, nel senso che lui ha fatto l'actor studio che appunto prevedeva questo metodo, e appunto, come dicevo prima, quando poi tanto si è calato in tutto questo, ha fatto ricerche, parlava proprio lui anche durante il giorno, anche quando non recitava, parlava in questa maniera proprio per restare dentro il personaggio, e tanto è rimasto che quando è andato a ritirare gli Oscar, se voi guardate il filmato, cioè lui continua a parlare in questa maniera. E tanto che molti hanno detto, ma non è mai uscito dal personaggio, perché sì, chiaramente chi segue questo metodo, Dustin Hoffman è uno di quelli che proprio ha seguito il metodo in maniera rigorosa sempre, poi cioè uscire poi fuori dal personaggio diventa anche una cosa psicologicamente molto difficile se lo vivi in questa maniera. Poi, come per esempio diceva Manfredi, io non vedo perché devo seguire questo metodo, sì, Manfredi, perché praticamente dice, ma io devo, non ho dormito due giorni, non mi ricordo quale attore gli diceva, ma io non ho dormito due giorni perché dovevo fare quello che non dormiva da due giorni, e quindi mi sono calato nella cosa. E allora dove sta la bravura dell'attore, gli rispondeva lui, la bravura dell'attore è fare una cosa senza averla provata, dare il senso, l'immaginazione. Ci sono due scuole di pensiero su questo, insomma, e quindi la cosa che emerge è che quando ci sono le diverse, si vogliono raccontare, no, delle patologie o delle diverse abilità, o c'è il sistema della sofferenza per diciamo gestire poi quel dolore attraverso il film, però bisogna anche dire questo, che il cinema in un certo senso ha trovato una chiave di speculazione anche economica, cioè trovando nel dolore poi la necessità di battere casse. Anche questo è un po', no, ha una doppia lettura. C'è qualcuno che vuole dire qualche cosa, vuole aggiungere qualcosa? Perché devo dire che ce l'abbiamo fatta lo stesso, nonostante questa piccola defiance. C'è qualcuno che vuole dare vittoria? Che cosa vuoi aggiungere? No, io non vedo
devo dire insomma che passando da questi scritti, no? Sì. Alla queste scene che poi sono rappresentano anche la tragedia della vita, no? Una cosa è leggere e una cosa è vedere. Infatti, comunque la disabilità oggi è vissuta in maniera diversa, già Mirella l'aveva accennato, perché lui riesce a raggiungere degli obiettivi che lo gratificano e quindi migliora anche l'altra parte. Il MIUR in questo senso ha focalizzato proprio questo discorso. L'insegnante di sostegno quando arriva non è che è sostegno alla sua disabilità, deve essere sostegno alla sua tra virgolette normalità, perché in questo modo realizza se stesso e riesce meglio ed è anche ben accettato in classe. Devo dire che nella mia esperienza di docente ho avuto sempre ragazzi disabili, i compagni sono stati eccezionali, non hanno mai trattato il compagno diversamente abile da diverso, magari l'hanno fatto alcuni colleghi, mai gli alunni, credetemi. Tu lo sai benissimo, anche Cristina che è presente. Sì, anche Cristina che è proprio... E poi volevo fare notare una cosa, non so se la condividete, e nella tragedia di quello che ha fatto vedere anche Paola si è vista un'altra cosa, come se hai dietro una famiglia economicamente valida. Ecco, il primo filmato era bello da un certo punto di vista, ma era agrodolce, perché poi aveva anche la tristezza di chi non può gestire la malattia. Però c'era anche una cosa strana, perché lui aveva sicuramente i soldi e questo gli consentiva un certo appoggio. Poi nel corso del film si vedevano anche delle scene, vero? Che lui aveva i soldi, però erano tutte persone che lui aveva chiamato per accudirlo. Poi i parenti andavano il giorno del suo compleanno per sincerarsi delle sue condizioni, sperando, dice, questo quanto ancora vivrà e possiamo... E quindi questo era... Cioè, sì, il fatto di avere il denaro gli consentiva sicuramente... E come anche la diversa abilità è legata anche al potere economico della famiglia, perché nella tragedia della diversa abilità del personaggio poi magari nasce a nuova vita chi è che andrà il badante, tra virgolette, di colore, che probabilmente riscopre un'altra parte di se stesso. Però l'altra rovescio della medaglia è che chi non ha un potere economico non può gestire poi la malattia come si dovrebbe gestire. Anche questo è importante, infatti mi era interessante quello, perché dava la doppia chiave di lettura: il lusso e la tragedia della vita, che anche questo ancora una volta, cioè hai tanto però poi non hai chi ti prende in braccio per legarti sulla sedia. Infatti nel momento in cui dice ti devi legare, perché poi no, è un sostentamento sia fisico ma anche al tempo stesso no, morale, mentale, perché insomma lui cercava anche con quelle battute di entrare in contatto. Cristina ha detto la stessa cosa, perché si potevano permettere loro l'istitutrice, la famiglia, vedere già certo. Sì, cioè, sì. Questo è sociale. Certamente sì. Sì. Prego. Sì, era la stessa cosa che volevo dire anch'io, cioè notare come questa differenza o questa possibilità economica ti rende anche più leggera la possibilità di affrontare una difficoltà anche fisica all'interno di una famiglia, di tante dinamiche che poi si vengono a creare quotidianamente, no? Nella fatica appunto di fare un bagno, di portare in bagno anche una persona veramente con una difficoltà che nel giorno dopo giorno diventa veramente, per chi deve stare anche ad accudire, faticoso purtroppo. La cosa poi che stavo anche riflettendo è perché durante il periodo natalizio sono andati anche in TV in onda i cartoni per bambini, dove anche in questo pensavo al Nemo, il pesciolino Nemo,
c'è proprio questo pesciolino dove ha una pinna atrofica, quindi anche qui all'interno del mondo dei bambini ritorna la presenza di questo essere diversi, facendolo quasi passare come una cosa, diciamo, normale, perché se io ti accetto anche appunto in questa tua diversità, alla fine per te è appunto la pinna diversa, per me è un colore di occhi o di un'altra cosa, che è una diversità che ci può rendere comunque, è importante. Esatto, ci può permettere comunque di stare insieme se riusciamo ad andare oltre, ecco, questa fatica. E questo lo notavo perché proprio io vivo in classe anche una realtà, sono sul sostegno, un insegnante di sostegno, è una ragazzina proprio che sulla sedia a rotelle non parla e fa molta difficoltà. All'inizio pensavo veramente anche nella nostra relazione, nel dialogo, e invece ho scoperto proprio che facendo un passo verso io riesco a comunicare. E magari con i segni, con gli occhi, e i compagni stessi anche. E quando qualche settimana fa una collega ci ha quasi richiamato dicendo ma state disturbando, state chiacchierando con la ragazzina che proprio non parla, cioè ho fatto un sorriso che mi sono aperti, ho detto guarda tu, allora forse siamo riusciti a trovare una normalità in questa grande difficoltà. È stato un bel rimprovero. Sì, sono stata proprio contenta, ho detto ci rimprovera che stiamo chiacchierando, o che lei chiacchiera con i compagni, no? Quando proprio l'handicap è quello anche fortemente. E quindi è vero che forse anche la modalità di approccio, ecco, all'interno di queste situazioni ti aiutano un poco. E poi un'altra cosa che volevo dire, pensavo che Paola, non l'ho detto io, prima la trovasse, il primo probabilmente personaggio disabile che la televisione ha fatto conoscere a noi è Clara, la protagonista di Alice. Lo stavo per dire, infatti lo stavo per dire. Hanno rifatto il film. Sì, hanno rifatto il film, quindi di grande. Però, ecco, nella storia della cinematografia, in questo caso dei cartoon, Clara è il primo personaggio che viene, diciamo, accettato dall'opinione pubblica, no? Perché tra l'altro è anche la differenza, insomma, dove ancora una volta la differenza sociale e ritorna, come il film che abbiamo visto, si vede il contrasto del... È la bambina che la tratta come se deve uscire, altri paesi del nord. Ecco, quindi i bambini non vedono la diversità. Esatto. Infatti c'era quello spezzone che non siamo riusciti a vedere. Lui perché lo prende? Perché dice questo ragazzo è come un bambino, cioè lui mi vede come se fosse un bambino e non avverte che io ho il problema, e io questo voglio, perché voi mi trattate come un disabile, pieno di soldi poi aggiungi, e quindi altre, mentre lui non vede questa disabilità e io voglio questo. Credetemi, l'esperienza che ho avuto io, ecco, questo accadeva nelle classi, non vedevano la disabilità dei compagni e li trattavano allo stesso modo. C'è Mirella che vuole dire una cosa. Volevo dire questo, non si sente Vittoria, grazie. Mi riallacciamo un po' al discorso che ha fatto appunto Vittoria Iacobino. Relativamente a come è stata vista la disabilità nella storia, la diversità della disabilità. Noi sappiamo che una volta chi era disabile fisicamente era lo storpio, nella sua accezione più ampia. E in genere gli storpi finivano comunque per strada, all'accattonaggio, e c'era una forma di persecuzione, soprattutto non parliamo dell'infanzia, ma parliamo delle persone adulte che avevano una disabilità fisica. Per quel che riguarda invece la disabilità mentale, mi ha fatto venire, ecco, vedendo Anna dei Miracoli, riflettendo, che una volta la disabilità mentale veniva classificata come follia. Noi abbiamo tantissime persone, soprattutto quando è stato aperto il manicomio provinciale, di cui abbiamo gli atti nel fondo dell'amministrazione provinciale, tantissime persone che dalla cartella clinica chiaramente non sono folli, può darsi fossero autistici, sì, o avessero qualche altro problema relazionale comunque, che era una disabilità mentale e non era una disabilità fisica, però venivano classificati come folli.
e quelli che folli non erano, perché erano dei disabili, purtroppo diventavano poi folli, perché poi la realtà della follia in tutto l'arco dell'Ottocento e del Novecento ci viene descritta in un modo terribile, cioè mentre prima i folli erano cosiddetti indemoniati, per cui si praticavano esorcismi, e ce ne sono anche negli atti notarili esorcismi nei confronti di queste disabilità, per quel che riguarda invece l'Ottocento e il Novecento la disabilità mentale ha degli altri connotati, per cui i folli venivano rinchiusi, portati a Napoli nell'albergo dei folli, portati sulle isole dove c'erano degli ospedali, soprattutto a Ischia c'era un grande ospedale dei folli, e comunque venivano rinchiusi anche quando si è stato istituito il nostro ospedale psichiatrico, rimanevano in sede. E abbiamo le stanze delle famiglie dove dice: io non dormo giorno e notte perché lui vuole in continuazione parlare. Il parlare non può voler dire che uno è folle, può voler dire che ha una disabilità mentale, ha un disturbo relazionale che è una disabilità, ma non è malattia mentale. E loro invece li rinchiudevano, facevano le procedure per rinchiuderlo. Solo questo volevo dire, proprio per la diversità anche della concezione della disabilità, tra disabilità fisica e disabilità mentale nella storia. Proprio a proposito del termine disabilità, volevo dire che c'è anche un dibattito, non c'è una visione, diciamo, univoca su accostare questa parola all'autismo, anche perché ci sono anche diverse sindromi nello spettro autistico. Sì. Volevo dire che forse si può anche dire che la disabilità nel caso di Raymond non è di Raymond ma è del fratello, quella disabilità di cui parlavamo prima, cioè di relazionarsi con gli altri. Non è tanto Raymond che non toccando, non abbracciando, come spesso succede appunto alle persone che soffrono di autismo, quindi non tocca, non abbraccia, non ha questo trasporto nei confronti, non manifesta, diciamo, un sentimento nei confronti degli altri, pur provandolo, perché poi alla fine dice: tu sei il mio migliore amico, è il massimo, è quell'incontro con le teste. In realtà poi è il fratello che è talmente chiuso da non poter avere una relazione né con il fratello stesso, né poi all'interno del film lascia la ragazza, e quindi proprio è lui che è il disabile alla fine tra i due. E quindi poi c'è, insomma, il disabile psicologico. Bene, vieni Maria Fortunata, ce l'abbiamo fatta, noi vi ringraziamo. La prossima volta si parlerà di amore, perché è febbraio, quindi avremo probabilmente biglietti, chissà che cosa la nostra direttrice ci porterà, e quindi l'appuntamento è alla prossima, il primo venerdì del mese di febbraio, con i video dibattiti, mentre con l'archivio probabilmente faremo qualche altra cosa più in là. Va bene? Buonasera a tutti. Allora, vi chiedo ancora scusa per le... anche se abbiamo rimediato benissimo, grazie a Paola e a Mirella, anche grazie, e grazie a tutti, ci vediamo la prossima volta. Secondo video dibattito, le muse continuano il protocollo d'intesa all'archivio di Stato, e per il mese di gennaio l'argomento è la disabilità. Maria Fortunata Minasi, direttrice dell'archivio, che dà la possibilità attraverso questo protocollo di creare una serie di eventi come questo, propone di volta in volta un documento. L'importanza dei documenti che si riuniscono a queste immagini, a volte anche non parlate, a cura di Paola Abbenavoli. Allora, i documenti sono importantissimi perché tracciano la storia della disabilità nel nostro territorio, anche quella disabilità che tante volte non è vista, non è solo lo storpio, il sordomuto, ma anche quella disabilità che è mentale. E oggi abbiamo visto anche una disabilità, diciamo, a lieto fine, con un documento del 799 del notaio Oliva, che racconta l'attestazione
guarigione di una mamma e della guarigione della figlia, una bambina di circa 5 anni che da 2 anni era allettata perché non riusciva più a reggersi in piedi in quanto aveva un'infiammazione ai nervi, e invece con l'aiuto e alla preghiera della novena della Madonna del Carmelo, la bambina recitando l'Ave Maria e facendo la promessa di dedicarsi al Signore, vede le mani del bimbo che erano in braccio alla Madonna di Gesù Bambino che si sollevano, e lei l'ha interpretato come quel segno di che era un invito a lei, dice alzati, e lei si è alzata e da allora ha incominciato a camminare. Quindi poi abbiamo comunque varie forme di disabilità, come la disabilità, dicevo prima, mentale, che comunque erano intese come disabilità mentale qualsiasi forma di squilibrio o di non abilità normale, insomma, e quindi una volta venivano quasi tutti rinchiusi in ospedale anche senza avere una vera e propria disabilità mentale. La sala conferenze dell'Archivio di Stato sembra un piccolo cinema ritrovato, i video dibattiti sono delle sollecitazioni visive che Paola Benavoli dà, tra l'altro Paola Benavoli, curatrice della sezione appunto multimedia e cinema e teatro dell'Associazione Culturale Le Muse. Stasera devo dire siamo stati anche, come si può mettere in evidenza, siamo stati anche aiutati dall'argomento in un certo senso. Anna dei Miracoli è stato proprio un video dibattito autentico, perché importante era vedere la gestualità dell'attrice, perché questa scelta e che periodo di tempo è stato inserito all'interno della discussione. Beh, abbiamo preso in esame vari periodi, siamo partiti appunto dal 62 con Anna dei Miracoli per poi arrivare al cinema di oggi, cinema contemporaneo, e abbiamo visto come c'è stata un'evoluzione, diciamo, da questo punto di vista, come il cinema ha anche fotografato l'evoluzione della società, nel senso di come la società nel corso del tempo ha cambiato il suo rapportarsi alla disabilità. Quindi il cinema ancora una volta ha avuto un ruolo importante anche nel fare vedere, nel mostrare la disabilità e il rapporto delle persone, della società con chi ha una disabilità, sia fisica che mentale. Ma poi abbiamo anche dato spazio, diciamo, anche a quella che è la disabilità, come dicevamo, del cuore, che molte volte si trova in coloro che non riescono a rapportarsi non solo con la disabilità di una persona, ma proprio in generale con la società. Quindi varie situazioni e varie forme di disabilità, e come il cinema ha fotografato tutto questo nel corso del tempo. Cogliamo anche l'occasione dalle telecamere di Melito TV, il nostro canale 817, perché probabilmente è la prima, diciamo, uscita pubblica di come componente eletta da poco di un importante sindacato, nel senso che il sindacato dello spettacolo, che riunisce anche giornalisti che si occupano di questo. Paola è una dei 12 rappresentanti a livello regionale. Spieghiamolo meglio al pubblico da casa. Allora, è stato da poco costituito il GISPE, che è un gruppo di specializzazione che raccoglie, diciamo, i giornalisti che si occupano di spettacolo e di cultura a livello regionale, e che è inserito all'interno del Sindacato Giornalisti Calabria, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. E l'obiettivo appunto è quello di focalizzare l'attenzione proprio sul lavoro che viene svolto da parte dei giornalisti che si occupano di questo settore, che è un settore in crescita in Calabria e che è importante valorizzare.